E siamo al nostro focus, oggi dicevamo Pelagus, il nostro segmento televisivo di quotidiano medicina sul mare, la pesca, i pesci, la sostenibilità dell'ambiente marino, mentre vedete qui la nostra sigla, pensato e promosso da noi e dal CRISAP, dicevamo il Centro Regione Campania sulla sicurezza sanitaria del pescato, e poi con i nostri partner scientifici, il Dipartimento di Medicina Veterinaria, l'Università Federico II di Napoli, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Portici, l'Ordine Medici Veterinari di Salerno e l'ASL Salerno. E quello di stamane è un tema che trattiamo sempre perché è di grande attualità, perché ogni giorno, come vedete dalle immagini, ogni giorno molti tentano di aggirare purtroppo gli obblighi imposti dalle leggi comunitarie e nazionali sulla tracciabilità dei prodotti ittici. Per esempio, ecco, vedete le operazioni della Guardia Costiera, i controlli sulla filiera ittica, raffica di controlli, sono le varie notizie che in tutti i giorni, i controlli sulla filiera della pesca, sequestrati oltre 500 kg di prodotti ittici e sanzioni, poi operazione nazionale Atlantica, della Guardia Costiera di Imperia, eccetera. Ecco, sono tutte domande, tutte notizie, è la cronaca, insomma, che ci informa ogni giorno sui tentativi di violare le regole. Dunque, dottor Improta, dicevamo l'elemento che primo fra tutti fotografa il punto di transito della filiera ittica è l'etichettatura, è vero, dei prodotti ittici, l'etichetta prescritta dai regolamenti UE e dalle conseguenti leggi nazionali, che è anche il primo elemento di riscontro di noi cittadini, consumatori, perché l'etichetta è fondamentale, insomma, e va considerata una conquista dei cittadini. Beh, l'etichetta di un prodotto alimentare rappresenta la carta d'identità di un prodotto. È uno strumento essenziale per l'informazione e la tutela del consumatore e deve permettere quindi al consumatore di effettuare delle scelte, cioè ha lo scopo di effettuare delle scelte che il consumatore può effettuare delle scelte consapevoli senza indurli in errore. Nel dicembre del 2014 entrava in vigore il regolamento CE 1169, che ha contribuito ad uniformare le legislazioni dei singoli paesi a livello di etichettatura dei prodotti alimentari. In concomitanza con l'entrata in vigore appunto di questo regolamento, successivamente si è vista l'attuazione di una specifica normativa per il settore ittico in particolare, che è il regolamento 1379 del 2013, che ha ridefinito, diciamo, le informazioni obbligatorie in etichettature per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Quindi questo, diciamo, è l'intento dell'etichetta nei confronti del consumatore. Sì, infatti lei ha preceduto la mia seconda domanda, perché infatti l'Unione Europea ha prodotto diversi aggiornamenti sull'etichetta dei pesci, dei prodotti ittici. Infatti dal 2011 per tutti i prodotti ittici sono diventate obbligatorie, per esempio, le tabelle, come vediamo adesso nelle immagini, nutrizionali, diventate tratti distintivi del prodotto e quindi utili al consumatore anche per renderlo più consapevole su quello che acquista. E sempre dal 2011, noi l'abbiamo detto anche altre volte, è obbligatorio riportare in etichetta per esempio gli additivi. E poi dal 2004 è obbligatorio l'etichetta impermeabile per i molluschi bivalvi, di cui parliamo spesso, dottor Improta, con lei, dove se ne riportate alcune prescrizioni molto rigorose. È vero che per la verità molti rivenditori spesso ignorano o non rispettano, forse per ignoranza, diciamo, è vero? È così? Sì, in effetti iniziamo, diciamo, prima con le tabelle nutrizionali che diventano obbligatorie, come lei ha detto. Infatti, tutti i prodotti alimentari preconfezionati, salvo per esempio alcuni prodotti soggetti al solo processo di maturazione, l'acqua per esempio, e altri prodotti non trasformati, dovranno riportare in un unico, diciamo, campo visivo una tabella nutrizionale con i valori valori di energia espressi in chilocalorie. Gli alimenti confezionati devono avere una tabella nutrizionale con almeno 7 elementi, cioè sarebbe il contenuto energetico, i grassi, gli acidi grassi saturi, i carboidrati, le proteine, i zuccheri,
il sale, per esempio, e questi valori dovranno essere riferiti in genere, cioè non in genere, dovranno essere riferiti o a 100 grammi o a 100 millilitri di prodotto che deve essere, diciamo, nella dichiarazione. Gli Ecco qua. additivi, Eccolo passiamo qui, agli ecco additivi. quello come diceva lei, per 100 grammi di prodotto, ecco qua. Esatto, esatto. Poi gli additivi. Ovviamente la legislazione, la normativa prevede l'obbligatorietà di indicare gli additivi che sono presenti in quell'alimento, che possono essere presenti, cioè gli additivi possono essere presenti sia in prodotti trasformati, ma anche nei prodotti, per esempio, nei prodotti della pesca, può essere aggiunto un additivo che deve essere dichiarato. Ovviamente sempre additivi consentiti. Per esempio i coloranti, i conservanti, gli antiossidanti, gli acidificanti, emulsionanti, ecco, questi sono additivi che devono essere tutti, esclusivamente, tutti indicati in etichetta, perché alcuni di questi ovviamente possono risultare degli allergeni e quindi il consumatore deve sapere che all'interno, quando consuma quel prodotto, deve essere cosciente di quello che sta ingerendo. Poi si parlava dell'etichettatura dei molluschi bivalvi. Sì, i molluschi bivalvi devono riportare obbligatoriamente la confezione una etichetta che deve essere impermeabile, quindi in effetti non deve deteriorarsi col tempo, e nell'etichetta devono essere indicate la specie ittica in italiano, cioè il nome commerciale, così come tutti gli altri prodotti della pesca, cioè quindi il nome commerciale, il nome scientifico, deve essere indicato il lotto, la data di produzione, di confezionamento e tutte le altre indicazioni, cioè sulla temperatura di conservazione e di trasporto, e deve indicare poi generalmente va indicato che i molluschi bivalvi devono essere vivi al momento dell'acquisto. Queste, diciamo, sono in generale le indicazioni obbligatorie che devono essere riportate sull'etichetta di un prodotto. Ecco, e noi In particolare noi. dovremmo, come dire, far tesoro di queste informazioni, spesso invece le sottovalutiamo oppure le ignoriamo, insomma, sorvoliamo. Invece è importante, guardiamola più spesso l'etichetta. Per esempio, abbiamo visto alcuni prodotti con i contenuti di sodio, per esempio. Noi sappiamo che per chi è intollerante oppure deve stare attento al sodio perché ha appunto una tendenza alla insufficienza renale oppure a malattie del genere, deve consumare meno di 5 grammi di sodio al giorno. Ma quando vediamo che un prodotto per 100 grammi ne contiene 0,70, 0,80, quasi un grammo, deve suonare il campanello di allarme, insomma. Ecco, Certo. dottore Broda, l'etichettatura, quindi la tracciabilità di un pesce o di una specie ittica ci agevola anche nella sua riconoscibilità, che è poi l'altro argomento su cui torniamo spesso, no? Perché spesso si fanno tante violazioni per rendere irriconoscibili o addirittura per taroccare, per truccare qualcosa che deve sembrare qualcos'altro, insomma, no? E Certo. quindi perché per identificarla, insomma, è importante per noi consumatori, per non incappare in frodi commerciali, che alcune delle quali, come abbiamo già detto in passato, vero, possono contenere anche frodi sanitarie, quindi pericoli, rischi per la salute. Ecco, rivederle ci fa bene, perché ci consente di ripassare alcune attenzioni ed accortezze davanti ai banchi di vendita. Partendo dalla vendita di squalo per pesce spada, ecco, come si distingue, dottor Improta? Allora, questa precisiamo, è una frode fino a quando il prodotto è sano e quindi Sì, una in frode buone commerciale in conservazioni questo è caso, commerciale. sì. Quindi, in effetti, così come vediamo, la distinzione molte volte va appunto, viene fatta questa frode per sostituzione, diciamo, di un prodotto con valore commerciale superiore. Cioè di minore al posto di un prodotto con valore Chissà commerciale quanto superiore. squalo abbiamo mangiato senza accorgercene, Esatto. dottore Broda. In particolare, per esempio, il pesce spada può essere confuso con lo smeriglio, che è uno squalo. Come lo riconosciamo? In linea generale, come va riconosciuto? In effetti, prima di tutto, il colore
del pesce spada è un colore molto più chiaro, roseo, Sì. chiaro. Mentre per quanto riguarda lo squalo, in particolare lo smeriglio, invece ha una colorazione più scura, più rossa, diciamo. Eccolo, ce la fa vedere Alessimo Cosimo La Monica, eccolo qui dalla regia. Vedete la differenza che dice lei, dottor Improta? Più chiaro o più rosso? È vero? Poi un'altra differenza, diciamo, sostanziale, come vedete, quella parte scura che parte dalla colonna vertebrale, quindi dal Sì, centro, sì, sì. c'è una netta differenza. Quella parte scura è un muscolo, si chiama il muscolo di Golgo, muscolo rosso. Vedete, ha una conformazione nettamente diversa, Diversa, perché sì. nel A pesce sinistra spada, pesce esatto, a spada, sì. sinistra c'è il pesce spada, ha questo muscolo rosso, ha una conformazione tipo una fontana, ecco, come Sì, vedete. sì, sì. Al contrario, lo smeriglio, quindi lo squalo, ha invece quest'altra conformazione, come vedete a destra, a forma di cuore. Quindi, voglio dire, basta, diciamo, andare a verificare questa immagine e dove possiamo Esatto, per orientarci. distinguere, sì. Andiamo un po' più veloci, poi vediamo ecco, la differenza fra il pangasio e il pesce persico. Il pesce persico è un pesce più prelibato, ovviamente. Ecco qui la frode sanitaria, adesso la vediamo nell'immagine, eccola qui, sopra, sotto c'è il pangasio, si assomigliano in fondo questi due pesci, però sono diversi diciamo, nel valore commerciale. Sicuramente il pesce persico ha un valore commerciale superiore al pangasio, però noi non ritroviamo mai in commercializzazione, è difficilissimo, quasi mai, il pesce, diciamo così, intero, ma troviamo i filetti di questi prodotti. Il pangasio, ecco, vedete, il pangasio ha un colorito più scuro, ha una forma più allungata e poi è riconoscibile, vabbè, ovviamente con persone più esperte, ecco, vedete, queste rime laterali sono Sì. completamente diverse, però, ripeto, il pangasio è un filetto molto allungato, mentre il pesce persico invece è un Ecco. pochettino più, E ha qui una forma passiamo, diversa. sì, passiamo alla molva taroccata fatta passare per baccalà. Sì. Allora, la molva, sono due specie completamente diverse, cioè la molva è il molva molva, la specie, mentre il baccalà è il Gallus morva. Il merluzzo, sì. Esatto, il merluzzo nordico. Sì. Vedete, è abbastanza facile riconoscere Sì. questi prodotti, perché il baccalà, come vedete, ha una forma più larga, mentre la molva invece ha una forma oblunga. Oblunga, sì. E quindi ovviamente sono abbastanza. È una frode, ripeto, sempre commerciale, sono Sì. due prodotti, la morbi è un prodotto ottimo, però ovviamente di valore Sì, commerciale qui molto parliamo, inferiore. sì, sempre di valore commerciale perché parliamo sempre di prodotti che comunque sono assolutamente mangiabili, edibili, sono buoni, insomma, però è Assolutamente. un problema di costi. Dunque, altra, diciamo, altra contraffazione che spesso si verifica è quello di far passare pesciolini, quelli piccoli, per avannotti, per bianchetti, è vero, bianchetti, gli avannotti, insomma il novellame che è vietata, la cui vendita è vietata, con un'altra specie molto simile, i gianchetti, è vero, a Genova, chiamati gianchetti o bianchetti. Allora, noi dobbiamo distinguere tre specie, diciamo, che possono essere confuse, diciamo, nella Sì. commercializzazione. Abbiamo il bianchetto, che è il novellame di sardina. Sì, Poi abbiamo certo. il rossetto. Il rossetto, che in effetti non è un novellame, non è il novellame, è una specie tipica, è chiamata afia minuta. In effetti, il bianchetto, come lei ha detto, occorre rammentare che il bianchetto è stato bandito dalla comunità europea, quindi Sì. ovviamente è vietato sia la pesca sia la commercializzazione sia il consumo di questi prodotti. Sì. Allora, molte volte cosa succede? Che il rossetto può essere
può essere, diciamo, somministrato al posto del bianchetto, ma il rossetto viene pescato anche in determinati periodi d'età, non sempre. Ci sono dei periodi particolari in cui viene autorizzata la pesca. Ed La è un differenza pesce che non cresce, rimane che non piccolo, cresce, mentre invece esattamente. il bianchetto, cioè il novellame di sardina, quello poi diventa acciuga, alice, La sardina, insomma. sardina, una Sì. tarma, Ecco sì. E perché è quindi vietato, perché si impedirebbe, diciamo pescandolo e vendendolo, si impedirebbe la crescita, lo sviluppo di questo pesce. Quindi è giusto vietarne la vendita e chi lo fa diciamo, sfidando le regole, le leggi. Cioè, certo, quali certo, sanzioni ci sono, dottor, in questi casi, secondo la sua esperienza? certo. Guardi, qui sono delle sanzioni che non sono di ordine sanitario, Sì. sono sanzioni che sono regolate da una normativa del Ministero delle Politiche Agricole e Sì. Forestali. Sono sanzioni. Ah, sì. Sono sanzioni che sono anche sanzioni penali, che Sì. sono del codice penale, e Sì. quindi il sequestro ovviamente degli attrezzi dell'imbarcazione che vengono effettuati dalla Guardia Sì. Costiera. Altro elemento essenziale di frode è l'utilizzo di alcuni del pesce del cosiddetto pesce ghiaccio. Pesce ghiaccio è un tipo di pesce che viene pescato, prodotto come in acque dolci, proviene Dei paesi dal paesi asiatici, orientali, asiatici, sì. esatto, e questo è molto più facilmente confondibile con il bianchetto, perché ha una forma, diciamo, simile a quella del Sì. bianchetto, anche se ci sono delle diciamo, differenze anatomiche e anche di colore. Il pesce ghiaccio è molto molto bianco, mentre il bianchetto ha una colorazione che Sì. va più sul Ecco, grigiastro. dobbiamo andare un po' più veloci perché abbiamo un paio di minuti. Passiamo al tonno giallo o alla lalunga, fatto passare per tonno rosso. Questa è un'altra, diciamo, come dire, contraffazione, o meglio, un'altra frode, commerciale molto frequente. Eccolo qui. Sì, diciamo molto più frequentemente l'albacares, cioè il tonno a pinne gialle che viene Sì, passato. sì. Lalunga un pochettino, invece no. Sono L'utilizzo sempre pesci infatti, ottimi da mangiare, è vero, sono ovviamente, prelibati, solo che il tonno ovviamente, rosso ha un prezzo nettamente superiore. superiore di tantissime volte. Ah, Sì. ecco, il tonno rosso, la prima cosa importante è che il tonno rosso è un pesce che viene pescato nel Mediterraneo. L'albacares, il tonno a pinne gialle, invece, viene pescato invece in altri mari, in un Sì. Sì. Atlantico, e quindi voglio dire, sono due specie completamente E diverse. poi stavamo vedendo l'ultimo, il moscardino e il polpo, sono due cose diverse. Spesso noi pensiamo che il moscardino sia insomma, un polpo più piccolo, invece non è così. Moscardino e polpo verace. Il moscardino e il polpo verace da adulti hanno una conformazione nettamente diversa. Il polpo verace, la cosa più importante, voglio dire, per molto semplicemente, il polpo Sì. verace ha due file di ventose sui tentacoli, mentre il moscardino ha una sola fila di ventose.